pomeriggio, gentili ascoltatori, amici sportivi, bentrovati al consueto appuntamento con Forza Napoli Sempre, il nostro programma quotidiano dalle 12 alle 13 qui su Radio Marte. Insomma, dopodomani potrebbe essere il giorno della festa, il tripudio. Si gioca alle 15 Napoli-Salernitana, alle 12.30 Inter-Lazio. Se tutto deve andare, dovesse andare come deve andare, ci sarà l'esplosione di gioia della città di Napoli, di napoletani nel mondo. Gianluca Gifuni in vostra compagnia per Forza Napoli Sempre, con Mario Palligiano in regia, con voi sino alle 13, poi Marte Sport Live. Diciamo che l'aspetto tecnico della partita Napoli-Salernitana è stato messo un po' da parte, anche perché bisogna capire come si festeggerà. Come sapete, c'è un piano traffico, c'è la chiusura di tutto il centro, da praticamente la zona limitrofa, la zona tra Fuorigrotta e il lungomare, poi tutto il centro fino all'altro lato della città, dove c'è via Marina, è tutto inibito al traffico. Funzioneranno i trasporti su rotaia, quindi funicolari, circumvesuviana, cumana, metropolitana, linea 1 e linea 2, e con questi mezzi ci si dovrà spostare, oltre che a piedi ovviamente, per la festa. Nel frattempo c'è quindi l'aspetto tecnico che noi cercheremo di analizzare con Pasquale Tina, per capire un attimo se il Napoli si prepara a schierare tutti i titolarissimi con la Salernitana, anche per diciamo così celebrare quelli che hanno giocato da gennaio a oggi, quantomeno da gennaio a oggi, il maggior numero di minuti con il Napoli, perché sono loro che hanno portato avanti la baracca, con un grande sostegno però di quelli che sono entrati dalla panchina: Simeone, Raspadori, Ndombele, Olivera, Elmas, con i gol, con gli assist. Tutti questi giocatori hanno contribuito in maniera determinante, dobbiamo dirlo, alla vittoria di questo scudetto, il terzo della storia del Napoli. Insomma, saranno tre giorni, oggi, domani e dopodomani, e forse anche lunedì, quattro giorni di grande passione, grande intensità a Napoli e per i napoletani nel mondo. Noi siamo pronti a raccontarvi tutto, minuto per minuto, quello che accadrà in ogni angolo della città. Noi ci colleghiamo adesso con il nostro inviato a Castelvolturno, Pasquale Tina. Pasquale, buon pomeriggio. Domani ci sarà la conferenza stampa di Luciano Spalletti, l'ultima prima della vittoria dello scudetto. Insomma, questa è la speranza dei napoletani. Buon pomeriggio. Pronto, ciao Gianluca, buon pomeriggio a te. Beh, insomma, ieri abbiamo dato la notizia della partita alle 15 di domenica, quindi è tutto confermato, tutto come da protocollo ormai da ieri. Sì, Gianluca, anche se manca ancora l'ufficializzazione da parte della Lega Calcio, ecco. La Lega Calcio questa mattina stava aspettando il protocollo dei documenti della prefettura per ufficializzare le scelte, quindi come dire è l'ultimo tassello, insomma, che manca. È la Lega che poi deve ufficializzare le date della partita, perché non soltanto il Napoli poi giocherà domenica alle 15, ma Udinese-Napoli si giocherà giovedì 4 maggio e non più martedì come inizialmente previsto. Giovedì 4 maggio sempre alle 20.45, parlo di Udinese-Napoli in programma alla Daciari. Certo, e ovviamente credo debba essere spostata anche la partita della Salernitana a questo punto, se non... La Salernitana l'ha chiesto ieri, teoricamente no, perché ci sono i tre giorni, quindi non è una necessità, un obbligo come era per Udinese-Napoli, perché non puoi giocare a due giorni da una partita all'altra. Ci sono ovviamente, come dire, motivi di opportunità, perché la Salernitana avrebbe un giorno in meno, no, per preparare, certo, la partita, certo, con la Fiorentina, quindi vedremo, insomma, se si verrà preso anche un provvedimento del genere oppure no. Di questo onestamente non ho notizia. So che poteva essere spostata Sampdoria-Udinese, che si doveva giocare domenica 7, potrebbe essere giocata lunedì 8, quindi ci sono un po' di spostamenti a catena, e speriamo che quanto prima siano ufficiali, così li conosciamo anche, insomma, li memorizziamo. Dal punto di vista tecnico, perché devo dire che la partita Napoli-Salernitana, con la festa all'orizzonte, con tutta questa situazione legata agli orari, allo spostamento della partita, è stato messo un po' da parte. Però Spalletti dovrebbe proporre la migliore formazione possibile a questo punto contro... Sì, Gianluca, forse noi ne abbiamo parlato poco, insomma, sì. Però la squadra si sta allenando da mercoledì, oggi è un altro allenamento importante,
Sì, per quanto riguarda la formazione, io credo che aspettiamo ovviamente anche la fine dell'allenamento odierno, credo insomma che non ci siano particolari dubbi, io credo che giocherà la migliore formazione. La migliore formazione rispetto a Torino prevede Rachmani titolare al centro della difesa con Kim e Zielinski a centrocampo con Lobotka e Anguissa. Davanti gioca Lozano, gioca Osimhen e gioca chiaramente Kvaratskhelia. Ecco Pasquale, ci sono ovviamente tante indiscrezioni su quello che potrà essere la festa anche con il coinvolgimento dei calciatori, diciamoci la verità. Se l'Inter dovesse vincere o pareggiare con la Lazio, il Napoli battere la Salernitana e quindi essere campione d'Italia aritmeticamente già domenica alle 17, si uscirà dallo stadio molto tardi, innanzitutto, credo non prima delle 20. Sì, Gianluca, fuori grotta sarà andare... il clou della festa, almeno per le prime tre ore, e poi bisogna capire i calciatori cosa faranno. Cioè De Laurentiis ha escluso al momento il pullman scoperto che faccia il giro della città domenica. Sì, credo che non ci sarà, insomma, almeno da come ha parlato lui ieri quando è intervenuto alla conferenza stampa in prefettura da remoto, dicendo insomma che saranno giorni complicati per la città, perché poi c'è anche la festività del 1° maggio. Considera insomma che Napoli questo weekend è sold out, non c'è un posto, certo, in un albergo, non c'è un posto in un bed and breakfast. Magari qualcuno lo ha fatto in previsione dello scudetto, ma molti altri credo che l'abbiano fatto proprio per turismo, perché Napoli è una delle mete preferite insomma dal turismo nazionale ed internazionale, e quindi De Laurentiis ha detto non vogliamo diciamo appesantire la città anche di quest'altro aspetto, perché ovviamente il bus della città scoperto richiederebbe un ulteriore insomma poi impiego di forze dell'ordine, un nuovo piano insomma, perché si paralizzerebbe la città. Quindi per domenica sera o lunedì, perché lunedì è un altro giorno di festa, non dovrebbe esserci nulla. Ovviamente scaramanticamente non trapela in questo momento zero su quello che potrebbe fare il Napoli domenica sera. Io immagino con te che ci possa essere, come dire, una cena, un festeggiamento privato insomma per celebrare lo scudetto, però ovviamente è normale che sia così. Adesso non trapela nulla perché vige anche la scaramanzia, cioè il Napoli per vincere lo scudetto, lo ricordiamo sempre, ha bisogno di due condizioni, cioè deve battere la Salernitana e soprattutto alle 12:30 l'Inter deve battere o pareggiare contro la Lazio. Sono queste le due condizioni necessarie affinché già domenica il terzo scudetto del Napoli sia matematico con 6 giornate d'anticipo. Buongiorno Gianluca, devo andare a vedere la partita domenica, siccome vengo da fuori, dato il divieto arriverò con il treno alla stazione centrale, potete aiutarmi indicandomi come arrivare allo stadio dalla stazione? Grazie e forza Napoli con le metropolitane. Sì. È l'unico modo. Guarda, Gianluca, voglio aggiungere, vediamo se oggi ci saranno novità, perché oggi credo che potrebbero esserci delle novità in tal senso. Ieri ero in trasmissione, quella con Dario, solo per la maglia, ed è intervenuto Nino Simeone, diceva insomma che stanno anche valutando la possibilità di estendere l'orario delle metropolitane fino alle 4 del mattino, che poi sarebbe l'orario del blocco della circolazione delle auto, perché il blocco della circolazione delle auto comincia alle 12 di domenica e termina alle 4 nella notte tra domenica e lunedì. Al momento le metropolitane sono state, diciamo, l'orario è stato prolungato fino a mezzanotte, vedremo se ci sarà questo ulteriore slittamento, perché chiaramente fa parte poi insomma di una trattativa che stanno facendo insomma con i sindacati, con i lavoratori dei mezzi pubblici, che come però chiariva ieri Simeone, hanno dato chiaramente la massima disponibilità a questo ulteriore diciamo sforzo, proprio per garantire a tutti i tifosi di rientrare a casa, perché quello che ci ha sollevato il nostro amico è sicuramente poi un problema, nel senso che poi magari hai festeggiato, sei a fuori grotta o puoi andare dall'altra parte, però poi devi tornare a casa, quindi è sicuramente un aspetto molto, molto importante, molto delicato. Va bene, speriamo, perché mezzanotte forse è poco, dovrebbero essere prorogati fino alle 2 almeno della notte. Grazie a Pasquale Tina per essere ciao, stato Gianluca, con noi. Ciao Gianluca, ciao. Ci sentiremo ciao nelle prossime ore per ulteriori novità, ovviamente in questi giorni frenetici che portano alla domenica di Inter Lazio e di Napoli Salernitana, alla possibile festa scudetto in casa Napoli. Tutta
piena d'azzurro. Stanotte addirittura, tornando a casa, ho visto dei fumogeni per strada, erano azzurri e bianchi, bellissimi, con un po' di anticipo, ma forse sono delle prove o degli assaggi o degli antipasti, vero Mario Palligiano? Andiamo in pubblicità, tra poco. Rieccoci in diretta, Gianluca Gifuni insieme a voi per questa edizione di Forza Napoli Sempre, il nostro programma quotidiano dalle 12 alle 13 ogni giorno qui su Radio Marte. È appena arrivata l'ufficialità della Lega di Serie A relativa allo spostamento della gara Napoli-Salernitana per la 32esima giornata, che dunque, secondo il comunicato ufficiale della Lega di Serie A, viene spostata domenica 30 aprile anziché sabato 29 aprile alle 15, domenica 30 aprile alle 15. Il riverbero di questo spostamento, sempre da comunicato della Lega di Serie A, recita che la 33esima giornata, che era in programma Udinese-Napoli, che veniva in programma Udinese-Napoli martedì 2 maggio alle 20:45, viene spostata giovedì 4 maggio alle 20:45 Udinese-Napoli, mentre per la 34esima giornata Udinese-Sampdoria viene spostata a lunedì 8 maggio alle 18:30, si doveva giocare Udinese-Sampdoria domenica 7 maggio alle 15. Quindi non c'è traccia però di spostamenti per quanto riguarda le gare della Salernitana, quindi resta tutto com'era prima per quanto riguarda i Granata. Per quanto riguarda invece le zone chiuse al transito domenica e sino alle 4 della notte tra domenica e lunedì, vi do nel dettaglio tutte le strade che sono inibite al traffico e interdette dunque. Largo Sermoneta, via Francesco Caracciolo, via Partenope, in queste strade non si potrà circolare con l'auto fino alle 4, quindi da mezzogiorno di domenica fino alle 4 tra domenica e lunedì. Largo Sermoneta, via Francesco Caracciolo, via Partenope, via Nazario Sauro, quindi tutto il lungomare, via Acton, via Cristoforo Colombo, quindi via Marina, Nuova Marina, via Ponte della Maddalena, via Reggia di Portici, via Emanuele Gianturco, via Taddeo da Sessa, Corso Meridionale, via Firenze, piazza Principe Umberto, corso Giuseppe Garibaldi, piazza Carlo III, via Foria, piazza Cavour, piazza Museo Nazionale, via Santa Teresa degli Scalzi, via Salvator Rosa, piazza Giuseppe Mazzini, corso Vittorio Emanuele, salita Piedigrotta, piazza San Nazaro, via Mergellina, corso Amedeo di Savoia, via Salvator Rosa, via Torquato Tasso, salita della Grotta, galleria 4 giornate, galleria Laziale, via Fuorigrotta, da via delle Legioni alla confluenza con la Galleria Laziale e via Orazio. Tutte queste strade sono inibite al traffico dalle 12 di domenica sino alle 4 della notte tra domenica e lunedì. C'è Carlo al telefono, ha chiamato allo 081 63 63 63. Carlo, buon pomeriggio. Buongiorno Gianluca. Allora, volevo dire, il fumogeni, tu abiti a Pianura, Gianluca? Sì. Eravamo noi alle 8 ieri sera. No, anche più tardi. Per me, comunque ne abbiamo comprate 200, Gianluca, non deve diventare tutta azzurra. Ecco, una cosa che mi dispiace tanto, nella nostra grande felicità, che questa festa non ci sta con noi il grande Di Marzio, perché è stato l'unico all'inizio di campionato a dire che Napoli prendeva lo scudetto, l'unico addetto ai lavori. Gianni Di Marzio. Beh, l'ha detto anche Enrico Fedele, devo essere sincero. Ma no, detto Enrico Fedele l'ha detto dopo otto giornate. Enrico Fedele, non me lo nominare, Enrico Fedele. Otto giornate, vabbè. Lo so che tu lo vuoi bene, ma pure noi, però c'ha qualcosa contro il Napoli. Gianni Di Marzio, dal primo giorno a quelli del calcio, ha detto il Napoli vincerà lo scudetto, perché è l'unica squadra che c'ha la sostituzione in tutti i ruoli. L'ha detto Gianni Di Marzio e mi dispiace che non si può godere questa festa. Ci dispiace tanto, davvero. Peraltro è appena terminato la seconda edizione del Memorial dedicato a Gianni Di Marzio a Bolla, al centro della Federazione Italiana Gioco Calcio a Bolla. Carlo, come festeggerete? Come, oltre ad avere i fumogeni? Non c'è Carlo. Allora, buongiorno Gifuni, l'amore per il Napoli pensa che mio figlio parte stanotte da Stoccarda in auto fino a Milano, poi alle 6 prende il treno per Napoli solo per festeggiare qui lo scudetto e poi lunedì mattina riparte per Stoccarda, scrive Gino Ape. Complimenti al figlio di Gino Ape. Gifuni, giusto per fare una battuta,
sappiamo in quale albergo andrà la Lazio. Sarebbe buono se pensasse una notte per Firenze, potrebbe perdere già da lì, essendo una squadra di Sarri, insomma, se la perde in albergo, dice il nostro amico, il gioco è fatto. Io andrò a festeggiare prima la salvezza della Palmese e poi se sarà il Napoli, scrive questo amico. Gianni ci avvisa: buongiorno, cavolo, ma avete visto che schifo di previsioni meteo per domenica? Potrebbe piovere addirittura domenica, auguriamoci che venga procrastinata la pioggia a lunedì, magari, che è primo maggio, un giorno di festa, ma almeno potrebbe dare l'opportunità ai napoletani di festeggiare come si deve. Buongiorno, volevo dire, ma posso andare a parcheggiare l'auto all'Edellandia? Adesso, caro amico, non lo so perché non lavoro al comune, però mi pare di capire che a Fuorigrotta, insomma, ci devi arrivare, da Agnano probabilmente ci puoi arrivare a Viale Kennedy. Sì, Giuseppe al telefono, buon pomeriggio. Ciao, buon pomeriggio, saluta. Allora, io volevo dire una cosa, tipo, giustamente sta andando al manicomio da due giorni, il fatto di spostare questa partita tra sabato e domenica, beh, fondamentalmente era per ordine pubblico e tutto, ma si parla del fatto della comminanza con la partita con l'Inter, sì. Ma se volevano fare una cosa del genere, perché volevano, in senso, a quella giornata, perché non fa giocare tutte e due partite allo stesso orario? E te lo dico io perché ci sono le esigenze televisive degli sponsor. E siamo sempre là, perché non vogliono capire che il calcio è della gente e non dei soldi. Purtroppo. Noi veniamo sempre messi al secondo piano, che non hanno capito che noi, cioè senza noi, compresi voi addetti al lavoro, il calcio non è nulla, troppi soldi. Va bene, grazie Giuseppe, grazie per essere intervenuto. Sergio ci scrive: ciao Gianluca, domenica si dovrebbe festeggiare, ma poi le altre domeniche che si farà? Sarà una festa ogni domenica, ma ogni settimana, ma ogni giorno, fino almeno al 4 giugno, quando ci sarà il culmine, perché ci sarà la festa organizzata allo stadio e in città dal Comune di Napoli e dal Calcio Napoli, come sapete. Quindi diciamo che da domenica 30 aprile, da dopodomani, per un mese e quattro giorni si festeggerà ogni giorno. Antonio, buon pomeriggio. Ciao Gianluca, buon pomeriggio a te. Gianluca, io ritengo di non essere un tifoso con l'anello al naso, come spesso ci trattano chi sta nelle istituzioni e spesso e volentieri ha fatto il nostro presidente. Perché io ho sentito la conferenza stampa fatta ieri da personaggi diciamo di un certo rilievo sociale, no? Il prefetto, il sindaco, la motivazione di spostare la partita è da dopo Giggio, perché se non si combina la vittoria dell'Inter sulla Lazio, tu hai spostato e hai messo in campo forze pubbliche, quindi pagate dal contribuente italiano, quindi scusami se mi permetti, i famosi cupitielli che ci butteranno dietro, inutilmente. Quando poi tu potevi giocare la Pisenti, sì, assolutamente sì. Ecco, no, quando tu potevi giocare la partita tranquillamente sabato, e non ho capito per quale motivo a me, sconosciuto, ma mio, ai tanti napoletani che hanno il cervello, ma io non ho capito chi ha pensato che lo stupido napoletano scendesse sabato senza aspettare la partita di domenica alla mezza, che poi sarebbe sceso in strada qualora, certo, l'Inter vinceva sulla Lazio e tu organizzavi, sì, domenica un cordone insomma di uomini, eccetera eccetera eccetera, ma senza spostarla alle tre, perché veramente c'è, perché poi dopo i cupiti, perché la Lega Calcio dovrà spostare x partite causa sicurezza instaurato dal prefetto di Napoli, il questore e quant'altro, che significa? Allora significa che anche se dovesse andarci male, io sono tifosissimo del Napoli, metti caso ci va male pure con l'Udinese, bisogna poi in qualche modo, mi pare che abbiamo la Fiorentina, l'Inter, sì, c'è Napoli-Fiorentina il 7 maggio, richiedere di nuovo al Ministero dell'Interno, a quello della Giustizia, altri 3.000 uomini, perché si sono... Beh, ma io credo però, Antonio, che questo piano di domenica, scusami, questo piano di domenica sia stato varato per essere pronto eventualmente anche successivamente, no? Gianluca, ma tu che cosa fai? Chiedi alle istituzioni pubbliche danaro, mezzi, uomini ogni domenica, fino a che il Napoli matematicamente non avrà vinto lo scudetto. Ma poi c'è un'altra cosa, che io mi sono proprio scocciato di questa storia, perché sinceramente qua dicono tutti i napoletani la mente e compagnia bene, ma io non ho capito, i vecchi scudetti, io ero ragazzino, ero piccolino, ma io non mi ricordo che il tabellino
praticamente hai scritto morti e feriti, e parliamo di un'epoca dove veramente c'era un coniglio in testa al cervello della maggior parte di noi, cioè che girava il criceto. Cioè, io non credo gli ospedali pronti per la che è una guerra, cioè, ma che? Ovviamente loro, ovviamente loro, accettare questo è triste. Scusami Antonio, però ragioniamo un attimo. Allora, poiché tu sai che a Napoli quando c'è il caos ci saranno, ci sarà forse un milione e mezzo di persone, no? Domenica per strada. I giornali oggi scrivono centinaia di migliaia. Ieri ci diceva Nino Simeone, secondo lui, diciamo tra domenica e lunedì notte, un milione e mezzo di persone. Ora capirai che se c'è qualcuno che ha bisogno di un trasporto all'ospedale, che non sta festeggiando, che sta a casa sua, potrebbe avere qualche problema se non si creassero delle corsie preferenziali verso gli ospedali. Ti trovi, no? Sei d'accordo con me? Sì. Cioè, allora, se tu me la vendi così, se tu me la spieghi così, io lo accetto. Se tu invece me la giri come un evento di quelli che il popolo napoletano potrebbe, per questo motivo, avere una reazione non umana, perché magari scenderanno delle bestie in strada a scannarsi l'uno con l'altro, ma cioè, anche non basta, perché c'è Gomorra, ci ha anche stufato un po' parecchio. Sono d'accordo, perché poi questa pubblicità che si fa sulla nostra città ha un eco internazionale, cioè voglio dire, lo scudetto del Napoli, eccoli là, le bestie che scenderanno, e le istituzioni, sia quelle diciamo nostrane che nazionali, hanno dispiegato forze inumane per controllare un popolo di bestie. Cioè, perché io la conferenza stampa di ieri mi ha detto questo a me, se non concesso che chi l'ha organizzata, lo spostamento e compagnia bella, deve sempre sperare che la Lazio perde con l'Inter, scusami se mi permetto, non mi ne studiato a tavolino, cioè qualcuno avrà detto alla Lazio aglio perdite, perché io altri uomini in un altro giorno non li potrò spostare, a meno che non si combina una serie di cose del genere, che a me dispiacerebbe a quel punto, perché non me lo spiego, Gianluca, veramente. Cioè, dobbiamo solo aspettare, caro Antonio, più che altro concetto. Dobbiamo capire una cosa, che se il prefetto parla di ordine pubblico evidentemente c'è qualcosa che ci sfugge, e le motivazioni le conosce lui, ovviamente, che fa il suo lavoro, e quindi dobbiamo credergli, poi vedremo, va bene? Perché stando a quello che io percepisco, magari da uomo normale, forse non sono un prefetto, quindi non ho degli studi approfonditi sull'ordine pubblico, ci sono delle persone, spero e credo, aspetto, però stando a come la dinamica della partita che noi dobbiamo giocare, sabato, eccetera, eccetera, a me mi pare assurdo tutto quello che sta succedendo. Ti saluto, Forza Radio Marte, Forza Napoli. Ciao, un abbraccio, ciao Antonio, buongiorno, mi chiamo Fabrizio e sono un tassista. Per le persone che ancora non riescono a capire perché è stata spostata a domenica e con le forze pubbliche che si impegneranno, vorrei spiegare loro, da una persona che vive la strada e la città in maniera viscerale come noi tassisti, che nell'ipotesi si combinano tutti i risultati, avere turisti in strada, macchine in strada, gente che va a festeggiare, avrebbe creato il delirio, e allora sì che avrebbero riso di noi. Quindi è stata fatta una cosa fatta per bene. Domenica si cammina a piedi, con la metropolitana linea 1, con la metropolitana linea 2, con la cumana, cioè la circumflegrea, con la circumvesuviana e con le funicolari. Non ci saranno neanche gli autobus. Quindi attrezzatevi per girare Napoli su rotaia oppure a piedi, e credo che sia la scelta migliore. A tra poco. Rieccoci in diretta, Gianluca Gifuni per Forza Napoli Sempre, il nostro mantra e programma quotidiano dalle 12 alle 13 qui su Radio Marte. C'è Mario Palligiano in regia, un po' di messaggi vocali, eccone qua uno. Gianluca, ma ascolta, ma sto signore sta dicendo delle cose, ma è la prefettura che si organizza. Certo, allora ci doveva essere l'incontro di sabato, e quindi si dovevano organizzare con tutte le forze dell'ordine per la partita. Poi la domenica bisognava organizzarsi di nuovo con le forze dell'ordine perché ci stavano i festeggiamenti. Allora hanno preferito fare una sola festa, e quindi le forze dell'ordine saranno tutta la giornata di sabato e di domenica schierate. Quindi è inutile che facciamo tutte queste storie. Poi se si legge quello che scrivono sui giornali, allora il discorso è diverso. Ciao, un abbraccio, buona giornata, Forza Napoli Sempre.
Un abbraccio, caro amico. Chiedo a Mario Palligiano nel frattempo 0816363663 per intervenire in diretta. Un altro messaggio. Gif, buongiorno, il napoletano, anzi noi siamo sempre polemici in un certo senso, ci scrive Carlo. Siamo in collegamento con Antonio Giordano del Corriere dello Sport Stadio. Antonio, buon pomeriggio, ben ritrovato. Eccoci qua, Antonio. Beh, insomma, è un fine settimana tribolato, finalmente è arrivata anche l'ufficialità della Lega, lo spostamento della partita Napoli-Salernitana domenica. Tutto procede per il meglio. Mi sembra che anche il piano traffico, il fatto di aver spinto la gente a muoversi o su Rotaia, lo ripeto, Circumvesuviana, Circumflegrea, quindi Cumana, metropolitana linea 1, metropolitana linea 2 e funicolari, oppure a piedi. Non ci sono altri modi per spostarsi a Napoli tra il mezzogiorno di domenica e le 4 tra domenica e lunedì. Insomma, Napoli si prepara ad una vetrina importante oltre che alla festa. Sì, sembra ci sia diversa una gran bella giornata, così come insomma se l'augura in Napoli, ma è una gran bella giornata nella quale bisogna anche inserire una variabile che onestamente secondo me si sta ignorando, cioè quella dell'imprevedibilità del calcio. Io non credo, non penso che la Salernitana, tra l'altro coinvolta in una zona non eccessivamente a rischio, perché secondo me il margine di vantaggio è abbastanza rassicurante, però comunque visto dal punto di vista della Salernitana ancora un po' di lavoro bisogna fare, no? Non credo che voglia recitare il ruolo di vittima sacrificale. Poi va bene tutto, anche nel piano traffico del quale hai parlato va un po' meno bene tutto quello che è successo in questi giorni, perché mi sembra che da un bel po' che il Napoli stesse per annunciarsi con lo scudetto al petto, ma si poteva fare ben altro. Ho fatto un po' di confusione proprio gratuitamente, ma questo insomma non si può nascondere. Prima sentivo un ascoltatore che parlava del piacere della polemica da parte di qualcuno. I giornalisti non hanno il piacere della polemica, hanno il piacere di raccontare ai lettori, tra cui lui, come vanno le cose nel calcio, nel mondo, nella città, nella vita. È vero, sentiamo un messaggio in attesa anche di telefonate allo 0816363663 con Antonio Giordano del Corriere dello Sport Stadio. Ecco il messaggio. Buongiorno Gianluca, sono Luigi da Napoli. No Gianluca, come si fa a dire che buongiorno, questo piano traffico va bene così? Cioè questa è una festa scudetto, la sta trasformando in una guerra il sindaco? No, ma perché quando abbiamo vinto il primo scudetto che è successo qualcosa? Cioè ti ricordi che per non bloccare le strade al traffico si è successo qualcosa di negativo? Io ti dico una cosa, allora, con la chiusura della città, con il fatto che si riverseranno in strada milioni di persone, tu non devi chiudere, devi aprire come un fiume in piena. Ma non sta tu chiudendo. Non restringi gli argini, devi allargarlo. Io dico una cosa, qua se ci scappa qualcosa di male, perché si creeranno intasamenti e forzamenti dei blocchi, la colpa sarà di uno solo. La colpa sarà del sindaco Gaetano Manfredi, che è un imbecille. No, però, caro amico, allora, noi prendiamo le distanze da questa tua valutazione e anzi continuiamo a fare i complimenti a chi ha preso questa decisione. Perché? Perché non è stato chiuso nulla. Non ci sono chiusure, semplicemente si eviterà alle auto e ai motorini di stare per strada, e mi sembra una scelta di grande buonsenso. Io lo ripeto ancora una volta, che senso ha avere le auto e i motorini? Si può festeggiare a piedi? È molto meglio. Antonio, vienimi in soccorso su questo tema, per favore. No, io le offese le detesto, quindi non mi permetto neanche, tra l'altro poi non so chi sia il soggetto in questione, ma prima di dare dell'imbecille a un uomo illuminato e letterato, poi si possono avere tutte le disparità di vedute, ma c'è un limite che al buon senso e alla buona educazione da quale non si sfugge men che meno alla radio. Detto ciò, ci sono cose che posso anche condividere, cioè non si può macchiare questo clima di gioia e trasformarlo in un clima, come dire, di pessimismo. È quello che è stato fatto in questi giorni, cioè c'è stata un'organizzazione che ha tenuto presente
non preventivamente, esageratamente, l'aspetto più crudo della euforia di massa, senza pensare che questa non è la partita in cui c'è il rischio di incidenti, ma c'è soltanto il rischio di una sovraeccitazione, punto. Poteva essere governato diversamente, non esistevano per me le condizioni per spostare la partita, non c'è nessun motivo. Domenica a sabato il Napoli l'avrebbe giocato, probabilmente o non probabilmente avrebbe potuto vincerla, forse la vincerà, non lo sappiamo, appartiene alle dinamiche del calcio. Ma se le vince, se avesse vinto questa partita in programma sabato, la gente non se ne sarebbe stata per strada a festeggiare fino a domenica ad aspettare l'Inter. La gente sarebbe andata a casa o per strada a fare shopping. È vero, c'è Peppe al telefono. Peppe, buon pomeriggio. Salve, buongiorno, Forza Napoli. Senti, io mi vorrei soffermare sulla prossima campagna acquisti. Vorrei dire un appello, faccio fare un appello a De Laurentiis. È possibile che il primo acquisto del Napoli sia il prolungamento di Ciundoli? È proprio meglio del prolungamento di Osimhen, ma secondo me quello di Ciundoli è fondamentale. Il resto può anche cambiare. Grazie Peppe, grazie. Che ne pensa Antonio Giordano di questa valutazione del nostro amico Peppe? Non ho capito il nome però, mi scuserei. Peppe, Giuseppe. No, non il nome di Peppe, quello l'ho capito. Di Giuntoli. Ah, Giuntoli. No, scusami. Non... Prego. Ma ha un anno di contratto e... Non lo so, sì, io credo che Giuntoli abbia dimostrato tante cose. Abbia cancellato alcune scelte del passato. Abbia fatto un mercato che dal punto di vista storico credo non abbia uguali, non abbia precedenti nella strategia che appartiene anche alla condivisione di De Laurentiis e di Spalletti, però le indicazioni sono le sue, cioè nel momento in cui Napoli ha deciso di fare a meno di Insigne, Mertens, Koulibaly, anche Fabian, Ospina, lui non ha mai perso la calma, aveva già l'agenda piena di nomi e ce l'aveva dei nomi giusti, i nomi che nessuno nel calcio è andato a scovare con la sua stessa tenacia. Oggi vedo che tutti quanti sapevano di Kvaratskhelia e Kim, sono contento, ma li ha presi Cristiano Ronaldo. Io sono stato abbastanza severo negli anni scorsi perché quello era il momento della severità nei suoi confronti. Nessuno è perfetto, nemmeno io, non è stato perfetto neanche lui agli inizi, però ha avuto un percorso di crescita impressionante, un percorso di crescita straordinario, e il mercato dei Kim e dei Clara, ma anche il mercato degli Anghista, è un mercato che appartiene a lui e a tutti i suoi collaboratori con i quali ha un rapporto splendido. Antonio, ti chiedo soltanto, è migliorabile questo Napoli l'anno prossimo? Tutto è migliorabile, non c'è squadra che non sia migliorabile. Finiscono i momenti, finiscono i cicli, come è successo al Napoli l'anno scorso, e a volte possono esserci anche situazioni che ti costringono a modificare l'assetto di una squadra straordinariamente bella senza fartene una ragione. Se c'è una cosa che il Napoli ha spiegato in questi anni è che esistono due anime, anzi di più, dentro al calcio: quella del manager che può non innamorarsi dei giocatori, quella dei tifosi che hanno il diritto anche di innamorarsi, perché è giusto così, altrimenti se togliamo al calcio il sentimento saremmo tutti più poveri. Però il calciatore, il manager e i tifosi devono continuare a ragionare in maniera diversa, e quindi può darsi che succeda qualcosa, inutile nascondersi, cioè se viene un signore Gifun con 120 milioni di euro in mano e chiede Osimhen, è chiaro che sei costretto a sederti al tavolo, forse per ottenerne 130, forse perché te ne vuoi fanno dare 110. Però il Napoli ha spiegato ai propri tifosi che esiste sempre un domani, che non c'è trauma che non si possa superare. Antonio, eventualmente sarà difficile, ma qualcosa fa. Intanto io non sono poi così sicuro che Osimhen vada via, detto ciò. Detto questo, noi ci sentiamo sicuramente domenica, caro Antonio, in un modo o nell'altro, va bene?
buon fine settimana e buon lavoro soprattutto. A te non dirò mai di no, nonostante le centinaia di bottiglie di vino che esistono. Devi vedere quante te ne ho conservate. Ciao Antonio, grazie Antonio Giordano, Corriere dello Sport Stadio, il venerdì 28 di aprile, sono le 12.49, andiamo in pubblicità, tra poco. Eccoci in diretta, Forza Napoli sempre, Gianluca Gifuni al microfono con Mario Palligiano in regia. Gifuni, ci scrive questo amico, mi scrive Gifuni con 3F, credo che lo faccia apposta. Va bene, ricorda tutti i Pulcinella spaventati dalle maruzze che si lamentano del piano straordinario sull'ordine pubblico, che viviamo in una città dove spariscono i guardrail di giorno e che il presidente del Napoli vive sotto scorta. Ma non è questo il problema numero uno. Allora, sul piano legato alla pulizia delle strade che porteranno agli ospedali, in primis c'è la necessità di assicurare eventualmente un trasporto in ospedale a chi ne avrà bisogno in qualunque momento e in qualunque caso, ok? Poi c'è anche la valutazione di eventuali diciamo così, incidenti che potranno nascere con tutta questa gente per strada. Questa è la verità. Quindi, ma in primis, questo piano traffico, che ha coinvolto anche le strade che portano agli ospedali, i parcheggi limitrofi agli ospedali, serve soprattutto ad assicurare la possibilità di essere trasportati in ospedale a chi ne avrà bisogno. Poi, in seconda battuta, ovviamente si è valutato anche l'opportunità di liberare le zone attigue agli ospedali per assicurare eventualmente il trasporto in ospedale a chi potesse avere un incidente di qualunque tipo durante la festa. Con un milione e mezzo di persone in strada, è chiaro che qualcosa potrebbe capitare, lo hanno immaginato. Allora, Guido Trombetti, professor Trombetti, politologo, sociologo, editorialista del Mattino, ex rettore della Università Federico II, buon pomeriggio. Buongiorno a voi. Poi qui sì, ma si fanno sempre polemiche a Napoli, è arrivata l'ufficialità dello spostamento della gara a domenica. A che weekend si sta preparando Napoli dal punto di vista sociologico, ecco, sportivo, Trombetti? Secondo me è una situazione surreale, perché mi sembra, a leggere i comunicati ospedali di campo, ma come se fosse arrivata la guerra da noi delle guerre, quasi da una partita di gara. Io voglio dire, nei due passati studenti non mi pare che sia accaduto nulla di voi devastante. No, però professore, è d'accordo sul fatto che sia opportuno vietare la circolazione di auto e motorini, perché si può festeggiare a piedi prendendo poi i trasporti su rotaia, sono funicolari, cioè metropolitane, circumvesuviana, circumflegrea. Però sono d'accordo, hanno fatto bene, ma è uno stato, come devo dire, è uno stato di guerra, e vabbè, lo sopposteremo. Che cosa dire? Hanno preso tutte le possibili precauzioni perché non ci siano aspetti degenerativi in questa festa. Io però devo dirvi, stanotte ho fatto un sogno. Ah, cosa ha sognato, professore? Una grande festa, centinaia di invitati, una torta a 7 piani, la sposa in abito bianco bellissimo, ma non si sapeva se arrivava lo sposo. Ah, ho capito. Che metafora potrebbe essere, potrebbe indicare questo sogno, professore? Ma dico, uno organizza una mega festa senza sapere se la festa ci sarà o non ci sarà. Perché lei dice, se la Lazio batte l'Inter, per esempio, Napoli-Salernitana... Ma non è che ci vuole Einstein per fare questo... No, certo, però secondo me, mi permetto di dire, da cronista, poi lei mi potrà correggere, professore, perché magari conosce meglio di me alcune dinamiche... hanno preparato un piano che può essere anche utilizzato dopo una settimana, non è detto che debba essere utilizzato per forza domenica, cioè nel momento in cui viene varato significa che hanno organizzato tutto, hanno messo tutti i tasselli al loro posto per utilizzarlo magari la domenica successiva. No, a me pare che sia diventata la festa
l'elemento principale. È la partita, la partita. La vittoria sportiva assolutamente secondaria. Non è così. La cosa più importante è raggiungere l'obiettivo sportivo. A questo poi fa la seguito anche un clima festoso, devo dire la verità, sul quale io sono largamente ottimista, perché quello che si è fatto in passato, due scudetti, ma con Powell, cioè non è accaduto assolutamente niente di allarmante. Però meglio prevenire che curare, quindi va bene così. Va bene, professore, insomma, c'è anche l'ipotesi che il Napoli possa non vincere con la Salernitana, ovviamente, tra le varie ipotesi di una festa mancata. Dobbiamo tenerlo presente questo, insomma, che la Lazio possa battere. Io dico che gli eccessi sono sempre difetti. Il Napoli ha vinto sul piano pratico, no? Lo scudetto l'ha ormai vinto. Adesso bisogna vedere quando si mette questa firma, domenica, giovedì, quando sarà. Aspettiamo quel momento e poi via tutti i festeggiamenti del mondo. Ma il vero festeggiamento di Napoli l'ha già fatto, che l'ha fatto all'aeroporto di Capodichino. Dopo la vittoria con la Juve. Eh sì, è stato un festeggiamento spontaneo e senza incidenti, senza eccessi. Più spontaneo di quello era impossibile. Senta, professore, lei conosce molto bene la psicologia anche del presidente De Laurentiis. Secondo lei qual è il suo stato d'animo in questo momento? Quali sono le sue speranze, ecco, anche per i prossimi due giorni? E i suoi intendimenti, insomma, ecco. Cioè, ha impiegato 20 anni della sua vita per raggiungere questo obiettivo. Immagino che sia molto molto emozionato, ma viva Dio, questo è quello che dobbiamo consentire, insomma. Perché è riuscito, diciamo, a realizzare un'impresa sportiva straordinaria coniugandola alla bagnetta amministrativa. E cosa volete di più? Credo che sia quasi un caso unico al mondo. È vero, professore, ci sentiamo domenica, ove mai dovessero mettersi insieme tutti i sazzelli della situazione? Certo. Grazie professor Trombetti per essere stato con noi. Buona giornata, è arrivato anche Gigi Soriani in regia. Un paio di messaggi vocali prima di andare da Marte Sport Live. Ecco. Ciao Gianluca, forza Napoli. Sempre. E volevo dire, dell'imbecille ce ne sono degli imbecilli, ma non è questo il modo di giudicare delle persone. Io dico solo che i napoletani sono un popolo civile e non ci sarà nessuna preoccupazione. Ci saranno solo festeggiamenti alla grande e brindiamo al terzo scudetto del Napoli. Forza Napoli, Gianluca. Ancora, ecco questo amico che scrive. Non lo so, magari. Ecco qua. Perdonatemi, ma chi deve lavorare? Io che lavoro nel centro storico e devo arrivare da fuori Napoli, come faccio? Non c'è la funicolare. No, non c'è la funicolare, c'è la metropolitana però. Non lo so, magari esiste un modo di richiedere un permesso speciale per poter passare. Guardi, signora Monica, signora Monica, eccoci qua. C'è la situazione che stavamo elencando prima, ecco qua. Ci sono delle eccezioni ovviamente ai veicoli delle forze dell'ordine, soccorso e emergenza, autoveicoli che trasportano disabili con deambulazione, eccetera eccetera, veicoli della Napoli Servizi, veicoli intestati a enti pubblici, autoveicoli e motoveicoli, ciclomotori a bordo con un medico a bordo per chiamate d'urgenza, quelle degli operatori dell'informazione, chi trasporta gas e medicinali, autoveicoli e bus delle aziende di trasporto pubblico, i taxi, autoveicoli a noleggio con conducente, poi trasporto materiali, eccetera, veicoli dei partecipanti a cerimonie religiose e civili, battesimi, matrimoni e funerali. No, per chi, diciamo così, deve raggiungere il luogo di lavoro non ci sono riferimenti nel dispositivo del traffico. La metro però non è una funicolare e porta tranquillamente al centro di Napoli, a Piazza Dante, quindi c'è la possibilità di arrivarci. Io direi domenica godiamoci la festa, come ha detto anche De Laurentiis. Godersi la festa significa non avere ansie, affrontare la giornata con tranquillità
camminando a piedi, prendendo i mezzi pubblici senza fretta, senza ansie, senza tensione, godendosi la giornata, l'azzurro della vittoria del Napoli e il terzo scudetto. Si può fare. Camminare a piedi e prendere i mezzi su rotaia significa anche vivere una giornata di festa, ma senza troppe ansie, senza dover stare attenti alle auto che camminano insieme alla gente per attraversare la strada, le retromarce, i parcheggi, stiamo attenti a destra, stiamo attenti a sinistra. No, si va a piedi, ci sono meno pericoli e si sta più tranquilli. Credo che domenica sia una giornata che, con la festa del Napoli, con la vittoria del terzo scudetto, meriti di essere vissuta con grande gioia, grandi emozioni e grande serenità d'animo. E quindi questo piano antitraffico che esclude le auto e i motorini dal centro e da buona parte della città è sicuramente più che opportuno per rendere la giornata più bella e Napoli una vetrina mondiale di tutto rispetto. Questa è la verità per me, visto che c'è un amico che dice che non devo dire questa è la verità, la mia verità è questa, cioè la mia opinione. Sono le 13:03, ci fermiamo, adesso arriva Marte Sport Live con altre notizie, altre indiscrezioni, altri approfondimenti sullo sport, il calcio e il Napoli a due giorni da Napoli Salernitana e dallo scudetto del Napoli, molto probabilmente, non certamente. Grazie a Gigi Soriani e Mario Paligiano in regia, grazie a voi per la cortese attenzione, ci sentiamo stasera dalle 18 alle 20 con Elisa Davino e con Metti a Folle, il dry time di Radio Marte, con il sottoscritto appunto ed Elisa Davino. Adesso arriva Dario Sarnataro con Marte Sport Live, da Gianluca Gifuni è tutto, buon pomeriggio.